Walter Tesauro è stato proclamato 83° sindaco della città di Caltanissetta questa mattina nell'aula della prima sezione elettorale disposta nella scuola primaria San Giusto. In Viale Regina Margherita, il nuovo sindaco, accompagnato da alcuni rappresentanti della sua coalizione, si è spostato a Palazzo del Carmine, dove nella sala gialla il sindaco uscente Roberto Gambino gli ha consegnato la fascia di primo cittadino. Siamo con il neoeletto sindaco Walter Tesauro. Come ha passato la prima notte da sindaco? Ancora devo prenderne coscienza. La notte, ieri ho provato una grande emozione che continua fortemente perché oggi ho indossato una fascia di grande responsabilità che il sindaco Roberto, il sindaco uscente Roberto Gambino, nei confronti al quale esprimo una grande stima per il lavoro che ha fatto e soprattutto per come ha condotto una campagna elettorale che rispecchia la sua persona, che sarà consigliere comunale. Sono molto contento che sia così. Amo la sinergia e questo stamattina quando mi sono svegliato ho pensato più a coloro che mi stanno attorno che a me stesso, perché sono loro che insieme a me riusciranno a dare una svolta migliore, migliorativa, perché c'è sempre da migliorare, non si può dire, non si è mai arrivati nella vita. Quindi io ho 32 anni di professione di avvocato e ancora mi sento come se avessi superato gli esami ieri, diciamo nella competitività sana e chiara. Qua non c'è competizione, qua c'è, io mi auguro che ci sia collaborazione, nel senso che l'attività che verrà svolta è che l'opposizione, colgo l'occasione per rivolgere la mia grande stima nei confronti di Annalisa Petitto, la collega e amica che ha raggiunto un risultato splendido. Quindi rappresenta una bella fetta della città di Caltanissetta, che insieme potremo dare risposte alla città di Caltanissetta per come ognuno di noi si è prefisso e chiaramente l'interesse comune. Quindi mi auguro che ci sia ampia collaborazione, anzi ne sono assolutamente sicuro, per una crescita della città, per un miglioramento della città e per dare ai nisseni una serenità e soprattutto un volto non dico nuovo, ma diverso e migliore della di Caltanissetta. Quali sono le azioni che farà Walter Tesauro nei primi giorni di sindacatura? Allora, le prime azioni sono quelle di sedermi con la squadra e cominciare ad dare un senso alle priorità che la città ha. Se ne accavallano giorno dopo giorno tante, anche durante la campagna elettorale, mentre tu avevi un determinato progetto, programma, poi subentravano gli altri, perché il programma è un programma di massima: l'agricoltura, la siccità, la politica giovanile, la disabilità, il centro storico, la sanità, vogliamo parlare di altro. Quindi dico, abbiamo tante di quelle cose da dover fare che serviranno ad poter dare la possibilità che ognuno possa godere di quei diritti che ogni cittadino ha, perché io sono primo cittadino, ma sono primo cittadino insieme agli altri. Stamane l'idea principale è stata che non ho vinto, abbiamo vinto, perché io sono stato sempre, non ho amato mai la solitudine nel rapporto e nella collaborazione, ho sempre amato la collaborazione. Il decentramento rispetto alle capacità, perché non siamo tuttologi, quindi necessita che la squadra lavori in maniera sinergica, all'esterno dia l'esempio, il modo in cui Caltanissetta deve essere coinvolta. Io mi auguro che sarà compito mio di coinvolgere le associazioni, le consulte, gli imprenditori, Confindustria, dico e tutti, me ne dimentico tante, ma tutte coloro che ho frequentato in quest'arco temporale per dare un contributo che certamente saranno nelle condizioni, ne sono certo, anzi
mi aiuteranno ad sviluppare delle idee che siano oggetto di necessità o di un percorso programmatico. Siamo con Roberto Gambino, un bilancio di questi 5 anni ormai da sindaco uscente. Ma il bilancio è più che soddisfacente, noi ci abbiamo messo cuore, anima, abbiamo tenuto questa città in piedi e lo abbiamo fatto con grande energia e grande professionalità. Devo dire, sono stati 5 anni soddisfacenti, noi consegniamo una città diversa, una città che è cresciuta in 5 anni malgrado tutti i problemi dalla pandemia e tutto il resto, però in questo momento ci sono decine di cantieri aperti in città, i cantieri non si fermeranno e ho avuto rassicurazioni da parte del nuovo sindaco che sicuramente andrà in continuità e questo mi rassicura perché in questo momento la città ha bisogno di essere aiutata, per cui noi abbiamo iniziato un'opera e speriamo che si vada avanti in maniera coerente. Lei continuerà comunque a guidare il comune da consigliere comunale d'opposizione o darà una mano a Walter Tesauro? Guidare è una parola grande, si guida il comune quando si è sindaci. No, io farò la mia parte da semplice consigliere comunale e non smetterò di fare politica.